Ovviamente dopo 3 ore di quasi 4 ore di viaggio, arrivare qua e regalare i primi 15 minuti e poi riprendere tutto è un po' difficile. Rimane poi la reazione che hanno avuto i ragazzi, perché almeno ci toccava salvare la faccia, perché continuando come avevamo iniziato avremmo preso sicuramente una grossa imbarcata. Bisogna migliorare gli approcci, perché in questa categoria penso che sia fondamentale porsi nel modo giusto sin dall'inizio. Una Rora Reggio che fino a questo momento aveva fatto bene fuori casa, paradossalmente non avete ottenuto punti in casa, mentre 4 punti li avete ottenuti tutti in trasferta. Domenica prossima? Ma bisogna cambiare il registro. Bisogna assolutissimamente cambiare registro, perché altrimenti se non andiamo tutti a casa. Vincenzo, domande? No, io non ti sento abbastanza. Mi sente il mister? Sì, ti sente. Ti sento. Non sento il suo. Volevo chiedere che, mister, oggi portate pochi punti da fuori casa, la squadra come voi, insomma, che almeno fino adesso si è espressa abbastanza bene. Avete avuto anche un passo indietro, direi, anche sul piano del gioco. C'è stata qualcosa che non ha funzionato sicuramente. Certo, davanti c'era un buonissimo Acri, però insomma mi pare che manchi qualcosa lì davanti, nonostante lei abbia fatto tutte le possibili variazioni, cambiando giocatori da una parte all'altra, però mi pare che il peso dell'attacco sia un po' leggero. Sì, in effetti si sta lavorando sotto questo aspetto per dare più consistenza. Allora, si sta lavorando per dare più consistenza al reparto, ovviamente giocando già con un fuori quota come punta centrale, ovviamente si manca già di esperienza. Ovviamente innanzitutto volevo fare i complimenti per il primo tempo che ha fatto l'Agri, perché almeno fino ad oggi credo che sia stata la loro migliore prestazione, soprattutto nei primi 45 minuti. Ovviamente il secondo tempo loro hanno avuto più l'interesse di abbassare i ritmi, e quindi noi siamo pure usciti a livello caratteriale anche con qualche qualità, però alla fine non si può continuare sotto questo aspetto, perché poi alla fine i punti fuori casa sì, servono, però non si ha l'umiltà di andare a giocare fuori casa e convinti nello stesso tempo dei propri mezzi per potersi migliorare, faremo fatica sicuramente. Domande? No. Perfetto, grazie. Ringraziamo mister Arcidiaco, un buon rientro anche alla squadra e dal mister Pascuzzo, prima vittoria in campionato tra le mura amiche del Pasquale Castrovillari, credo sia soddisfatto oggi. Sì, sono soddisfatto del grande primo tempo fatto. Abbiamo alzato l'intensità, abbiamo giocato ad un'intensità mostruosa, c'era voglia. Oggi l'Aurora Reggio ha trovato una squadra che aveva voglia e bisogno soprattutto dei 3 punti, quindi ha messo in campo tutto il cuore, la passione, la grinta, la cattiveria agonistica. C'era un primo tempo veramente da restare tranquilli. Non mi è piaciuto un poco il secondo tempo, perché abbiamo iniziato subito a gestire la partita e si poteva gestire diversamente. Non mi è piaciuto l'atteggiamento dei direttori di gara, perché forse pensavano pure loro che fosse chiusa la partita, e in più occasioni c'era probabilmente il penalty da concedere, però accettiamo l'episodio. Vincenzo, hai domande per Pascuzzo? Mister, dai, lamentarsi della terna sulla partita 3-0, che poteva essere anche 4-0, 5-0, insomma. Io direi che avete fatto complimenti intanto, perché avete fatto veramente una bella partita, scelte giuste del modulo, devastanti sulle fasce, insomma. Direi che un po' vi siete un po' rilassati quando, insomma, escono 3 giocatori del calibro di Pretone e Gallo, che non danno riferimento alla squadra in avanti. Chiaramente poi restate un po' sguarniti, e per fortuna che anche l'Aurora Reggio non abbia cambiato modulo. Non so perché sono rimasti sempre 4 dietro, forse avrebbe cambiato. Comunque direi che insomma io ho solo da fare elogi all'Acri che ho visto oggi in questo momento, e poi bisognerebbe trovare un'alternativa quando ci sono queste partite, quando escono questi giocatori importanti che danno peso in avanti, per cercare di mantenere la difesa sempre avversaria lì ferma e in allarme sempre.
La lettura è perfetta, Vincenzo, solo che come ben sai, sì, mercoledì si ritorna in campo, sì, certo. Domenica ci aspetta una trasferta difficilissima, le condizioni, poi quando fai una tipologia di gioco che alzi l'intensità dal primo minuto, arrivi al 50°, 60°, specialmente chi è sollecitato più a fare strappi importanti, ad arrivare a quel minuto di gioco che arriva stanco. Poi ripeto, abbiamo iniziato troppo presto a gestire, anche se poi ho messo tutti i palleggiatori, si poteva gestire meglio. Comunque anche io sono strafelice ad oggi, perché ci serviva come il pane una prestazione del genere dopo l'avvio un poco così alternante, però oggi c'è da stare sereni, bisogna continuare, bisogna allungare quel periodo che non deve durare soltanto 50-60 minuti ma tutta la partita, ovviamente poi impegni a parte. Faccio una domanda io al mister, più che una domanda diciamo due considerazioni. La prima è, oggi c'è da elogiare anche il reparto difensivo che ha preso gol diciamo su una piccola disattenzione a fine gara, però per quasi tutta la partita è stato attentissimo e concentratissimo. E poi vorrei dal mister, visto che anche lui sta indossando la casacca celebrativa in onore di Sant'Angelo, un pensiero riguardo alla straordinaria giornata che aspetta domani la comunità Acrese. Lui che è Acrese Doc, lui no? Che è Acrese Doc, ha allenato sempre ad Acri, quindi per lui sarà sicuramente anche emozionante. Per quanto riguarda la difesa, Andreina, alla fine non va bene, grande prestazione, ma se poi alla fine prendi gol vai a macchiare leggermente quella che è stata la prestazione. Abbiamo subito già 5 gol, con questo 6, questo è un campionato che poi si gioca sui dettagli, sulle piccolezze, quindi questa oggi può essere una piccolezza, però alla lunga la dobbiamo eliminare. Bisogna essere affamati, non bisogna prendere gol in qualsiasi circostanza, perché oggi il risultato ce lo permetteva, ma successivamente non va sempre così, quindi bisogna lavorare, migliorare. Giustamente oggi si prendono i complimenti che hanno fatto una grande partita, però c'è sempre da migliorare. Per quanto riguarda la santificazione del Beato Angelo, per noi a Cresi oggi era un motivo in più per dare qualcosa, era una giornata storica, sarà quella di domani che l'aspettiamo tutti con ansia. Mister, lei andrà a Roma domani? No. Si torna subito in campo per allenarsi perché arriva lo Scaleve? Sì, certo. Sì, purtroppo sì.